Amici sportivi, ben trovati. Oggi una puntata direi quasi monotematica, ma già chi segue questa trasmissione e chi segue ovviamente il Palermo sa bene che l'argomento in discussione è l'ennesimo KO del Palermo che allunga la striscia negativa, una vittoria in 10 partite. Di nuovo Corini sulla graticola, gli vengono attribuite grandi responsabilità per la sconfitta e per il gioco giudicato inadeguato da parte del Palermo. Ci sono ovviamente anche domande che ci porremo sul futuro di questo Palermo. Nel frattempo impazza un campionato che è ancora più complicato del previsto, molto equilibrato, perché il Palermo paradossalmente, nonostante le delusioni con il Cosenza e con il Venezia, è ancora a 3 punti. Una classifica che, vi ricordo, può essere rimodulata anche dalle sentenze sportive. Quindi c'è ancora da stare attenti e guardare un po' il presente e un po' il futuro. Come sempre lo facciamo con Salvatore Seraci. Ciao Salvatore, che sei collegato con Coppola di Ordinanza. Eccoti qua. C'è anche Giuseppe Leone. C'è Giuseppe Leone, ci sei? Ti ero allontanato un attimo poco fa, ma c'è anche Fabrizio Vitale, soprattutto il nostro capobanda, quello che poi avrà il compito durissimo di fronteggiare l'oceanica ondata di commenti che oggi si attendono. E a proposito di questi commenti, lo dico già subito, non è soltanto la solita pappardella, scrivete brevemente, altrimenti diventa un problema, però vorrei dirvi, intuendo anche l'argomento della discussione, potete criticare Corini, certo, potete dire che il Palermo non vi piace, certo, quello che non si può fare, secondo me, è insultare o comunque denigrare la dignità delle persone. Io ho letto già sul web che oltre a Corini vattene, anche Corini non hai dignità, squadra di merda, diciamo tutte le cose che già si sono lette e che rappresentano secondo me un linguaggio intollerabile che non fa parte del DNA di questa trasmissione. Quindi critiche, tutte quelle critiche che vogliamo, ci sarà anche un bel dibattito in studio fra le varie posizioni di noi giornalisti, Fabrizio rappresenta anche la Gazzetta dello Sport, Salvatore Geraci rappresenta da Cartagine News, che fu il suo primo giornale, diciamo, dell'epoca, adesso anche con Repubblica, Giuseppe Leone anche lui con la Gazzetta, Stadio News e Blog Sicilia sono i quotidiani online che diffondono questa trasmissione sui siti e sulle pagine Facebook insieme a Video Regione Canale 14. È chiusa la pappardella iniziale, entriamo subito nel vivo dicendo che è uno solo l'argomento, lo vedete scritto sopra i miei capelli bianchi, e cioè dubbi sul presente ma anche dubbi sul futuro. Cominciamo con il presente, perché noi a Venezia abbiamo regalato una partita, mentre col Cosenza non siamo riusciti a vincerla, col Venezia l'avevamo in mano e l'abbiamo regalata. Salvatore, mi pare sia stato commesso un piccolo delitto. Sì, su questo non c'è dubbio. Io comunque prima di parlare del futuro vorrei dire che la situazione è assolutamente aperta. Il Palermo a Venezia paradossalmente a me è piaciuto in certi momenti, in certe situazioni. Che si dica che questa è una squadra che non ha gioco mi sembra un po' troppo. Se si dice invece che non ha aggressività, se non carattere, allora siamo d'accordo. La situazione è apertissima. Giustamente tu dicevi il Palermo è a 3 punti, non solo il Palermo, ma è tutta una situazione di venire in Serie B, perché c'è il Bari che pensa, ovviamente mi sembra ormai impossibile, di agganciare il Genoa, squadre che vogliono salvarsi, Como, Ascoli e Ternana che sono rientrate in gioco assieme al Modena. Insomma, se tu vedi lo schema delle prossime partite, non c'è una squadra che abbia un solo incontro facile, o almeno probabilmente lo avrà alla fine della stagione. Quindi con 15 punti a disposizione il Palermo ha tutte le carte in regola per potersi giocare un posto nei play-off. Se non sarebbe vuole... pensare, Salvatore, per rafforzare il tuo discorso, che la Ternana a un quarto d'ora dalla fine più o meno era invischiata nella lotta per non retrocedere, poi ha ribaltato la partita e adesso paradossalmente a fianco del Palermo, quindi titolato anche a sperare nella qualificazione ai play-off. Non c'è dubbio.
Giuseppe Leone, mentre intanto Fabio dalla regia ci fa vedere la classifica aggiornata per quei pochi che non la conoscessero ancora, ma devo dire che comunque è una classifica difficile da mandare a memoria, perché veramente il caos al centro è davvero incredibile. Basterebbe pensare, proprio per citare le cose di casa nostra, una vittoria in 10 partite e i playoff sono sempre a 3 punti. Regina e Parma sono un po' più avanti, però potrebbero scendere con i provvedimenti del giudice sportivo. Sapremo già nelle prossime ore della Regina, che per la quale la procura ha chiesto una penalizzazione di 3 punti. Vedremo come si modificherà la classifica. Fabrizio, io ti chiedo però di cercare di spiegarmi, tu controlli ovviamente molte partite, segui tante cose, è un Palermo più noioso degli altri, è un Palermo peggiore degli altri quello che vediamo? Perché sono d'accordo con Salvatore sul fatto che a Venezia il primo tempo mi è sembrato un primo tempo finalmente fatto di verticalizzazioni, di rapidità, e avevo anche detto è un Palermo pure brillante dal punto di vista atletico. Non mi è piaciuto l'approccio del secondo tempo e poi, come sempre, abbiamo regalato almeno un paio di gol. Ma non c'è dubbio che il Palermo è in calo di risultati, questo è un dato di fatto, e oggi sulla Gazzetta ho scritto che l'andamento delle ultime 10 partite è da play-out, quindi i risultati denotano il calo nei risultati. Nelle prestazioni, nel senso che abbiamo assistito a delle prestazioni importanti, come con il Frosinone, come contro il Pisa, secondo me metterei dentro anche la Ternana, metterei il Parma anche con tutte le assenze che c'erano, però poi ti aspetti che contro degli avversari l'obiettivo da centrare è uno solo. Giustamente voi dicevate che comunque il campionato sta evidenziando una cosa, cioè il solito equilibrio di cui parliamo da inizio stagione, perché la Regina pareggia col Benevento, la Ternana stava perdendo col Pisa e vince all'ultimo minuto, e poi c'è la partita col Venezia che francamente faccio fatica a giudicare da un punto di vista tecnico-tattico, perché se pensiamo che questa partita è stata decisa da due errori colossali, lì viene a crollare tutto, perché la squadra è passata da un potenziale KO se Soleri avesse messo dentro quella palla già sull'1-0 dopo un quarto d'ora, all'errore di Piglicelli, al quale poi si unisce l'altro errore nel calcio di rigore per questa entrata un po' strana di Nedelcea. È chiaro che la partita cambia, deve cambiare, nonostante credo e penso di essere d'accordo con te, sicuramente il primo tempo è stato di un livello discreto. Poi è chiaro, gli episodi vanno a incidere anche sull'aspetto mentale. È chiaro che una squadra che è in controllo, che rischia di fare il raddoppio, poi si vede superare per due errori sostanzialmente, perché non è che il Venezia abbia fatto tutti questi tiri in porta. Ci stiamo riscaldando sull'atmosfera, perché poi giustamente appena uno dice una cosa c'è il partito degli anticorignani che dice difendete Corini, lo attaccate, ma che... Cioè, qui è una situazione abbastanza complicata da esporre, perché ognuno dice qualche difetto e qualche pregio del Palermo. La verità vera è che il programma societario alla fine, fino ad ora, è stato mantenuto. Che Corini abbia commesso qualche errore di valutazione, secondo me sì, ma non è certamente il peggior allenatore della categoria. Che il Palermo abbia fatto delle partite meno buone di altre, sicuramente sì, che abbia fatto troppi regali pure va benissimo, che prende sempre pericoli da calci d'angolo, l'abbiamo detto tantissime altre volte, però siamo sempre lì. E quindi se il Palermo è stato mediocre, lo è stato anche il Parma, punto più punto meno, lo è stata la Regina, lo è stato la Ternana, il grande Como di Fabregas insieme a noi, quindi tanto forte non doveva essere, Benevento, Spallo, Brescia hanno fallito i campionati, insomma è una situazione difficile da comprendere, e io ed è pure difficile riuscire a moderare questo dibattito fra tifosi che spesso sono presi dalla passione, giustificata tra l'altro perché il tifoso fa il tifoso, e dalla difficoltà di dover fare un'analisi su cose che poi a volte è difficile anche da analizzare, perché Piglicelli per esempio ha fatto un errore,
neanche tanto clamoroso, vorrei dire pure io, solo che si è inanellata una serie di episodi, il suo rinvio non perfetto, la schiena di Gomez, la palla che rimbalza proprio sul giocatore avversario, la porta vuota, quindi è anche, c'è anche un pizzico di fortuna. E poi hai il rigore e la traversa il prima rigore presa... per me è un errore clamoroso, la sì, traversa era sul 3-1, va bene, avrebbe dico, potuto comunque aiutare rischiato anche di pareggiarla. Poi cioè, ci sono dei cambi che non ho capito per la verità da parte di Corini, quindi è tutto argomento che certamente sono sicuro i tifosi tireranno fuori. Però prima di parlare un attimo in maniera ancora più di pancia, vorrei sentire da Giuseppe Leone le sue perplessità sulla sconfitta, se si può attribuire a colpa della squadra, a colpa del tecnico o soltanto al destino cinico e baro. Ma guarda Guido, quando poco fa Fabrizio passava in rassegna questo elenco di errori che poi si sono tradotti in regali all'avversario, era un po' la, come dire, la riflessione che facevo anche sabato guardando la partita, perché dentro di me pensavo ma quando fai questi errori c'entra l'allenatore in panchina, perché sono chiaramente errori tecnici dei singoli giocatori. Allo stesso tempo però non posso fare a meno di fare una riflessione un po' più ad ampio raggio, perché è chiaro che in questo momento c'è una statistica su tutte che prevale, ovvero quella di un Palermo che, come ricordavi tu a inizio trasmissione, ha vinto una partita sola nelle ultime 10. Quindi a questo punto anche degli interrogativi, dei quesiti dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico, e quindi per tutto quello che riguarda la guida tecnica me li faccio. Quindi penso, ma forse, come già ha fatto Corini nell'arco della stagione, di applicare dei correttivi, mi chiedo se non sia il caso in questo momento di applicarne di nuovi a poche giornate alla fine, quando è vero è ancora tutto aperto, ma sicuramente hai poco da perdere. Quindi mi chiedo se non sia il caso, dal punto di vista di cambi di giocatori, dal punto di vista tattico, se non sia il caso di essere un po' più spregiudicati in questo finale di campionato per vedere se si possono raggiungere questi benedetti playoff, dato ormai per scontata la salvezza, che ricordiamo era comunque l'obiettivo primario all'inizio di questa stagione. Aggiungo io che non è Corini che ha detto ai ragazzi dopo le rientrate rallentando il gioco o stando dietro la linea della palla, però è anche vero che Corini poi è comunque il responsabile tecnico. Io vorrei sentire già i primi commenti. Fabrizio, ti vedo molto applicato perché già conosco l'argomento, sei già veramente inondato. Beh, la nostra community come sempre è parecchio vivace, è chiaro che i punti negativi sono quelli che già hai in qualche modo enunciato tu a inizio trasmissione. Cominciamo da Pietro Farina che dice: Corini ha dato solo il classico gioco difesa a contropiede, troppe esitazioni, incertezze, però è anche vero che se il giocatore non salta mai in uomo o non calcia mai in porta non è certo colpa sua. Giuseppe Di Sabato: smettiamo di dire che siamo a 3 punti dai playoff, perché fino a 2 giornate fa il Palermo poteva ambire anche al 5° posto, ora il miracolo è l'8° posto. Ma io a questo proposito vorrei anche se mi permettete di dire una cosa: secondo me stiamo vivendo un grande equivoco, cioè nel senso che è nel momento in cui allenatore e società hanno deciso di alzare l'asticella per vedere se erano in grado di poter ambire a qualcosa di maggiore, questa cosa sta diventando un obbligo. Io credo che la differenza la stia facendo questo in questo momento, cioè c'era un progetto iniziale che in qualche modo, con grande sacrificio, con la scalata che è stata fatta a cavallo tra il girone di ritorno e di andata, è stato in qualche modo raggiunto, deve essere ancora ratificato. Poi c'è stato questo secondo step in cui credo società e allenatori si sono voluti misurare su quelle che sono le potenzialità reali anche in chiave futura della squadra. Adesso la sensazione è che averlo detto significa che bisogna fare per forza quel percorso e andare per forza ai playoff. No, però ecco, Salvatore, volevo intervenire, ti ho visto fare dei gesti con la mano, non so se erano... stavo portando anche la mano in faccia, così stavo guardando, sì, perplesso un poco, devo dire la verità, perché
Noi stiamo parlando del Venezia, no? E io direi che questa è una cosa quasi che passa in secondo piano, perché il Palermo, come ha detto Giuseppe, ha collezionato tutta una serie di partite negative, di comportamenti negativi, di errori, eccetera, eccetera. Per cui il discorso è sicuramente più complesso. Se Fabrizio poi lo apre e dice sì, ma questa è una verifica che non è riuscita, io non sono tanto d'accordo. No, non è riuscita, non ho detto non è riuscita. Si sono messi sotto verifica. Tutto. Ma non siamo, una squadra non si mette sotto verifica, una squadra vuol vincere, punto e basta. Se non ci riesce è colpa sua. Cioè, nel momento in cui si è alzata l'asticella e il Palermo non ce l'ha fatta, significa che questa squadra non è all'altezza della situazione. Questa è la risultante. Cioè, non è che, siccome detto, proviamo ad andare ai playoff, se non ci vai, hai fallito la stagione. Sì, ma io non vedo tutte queste strade contorte, cioè la società che si riunisce e dice alziamo l'asticella, facciamo, diciamo. Le situazioni si verificano in campo. In campo si era verificato fino a dicembre la sensazione di un Palermo che poteva reggere non solo, ma poteva fare anche creare la grande sorpresa dei playoff. Poi all'inizio dell'anno nuovo abbiamo avuto qualche buon segnale, poi improvvisamente questa squadra è scomparsa dalla circolazione, quindi non c'è dubbio che non è riuscito nemmeno il travaso fra vecchi e nuovi, cioè improvvisamente questa squadra, anziché prendere in mano la situazione che era brillantissima, noi eravamo al sesto posto, ragazzi, quindi eravamo veramente la sorpresa del campionato. Lì si è rotto l'incantesimo, ma non è che si rompe l'incantesimo perché c'è una bacchetta magica che dice sì o no, si rompe l'incantesimo perché di fronte a determinate responsabilità la squadra non è stata più all'altezza della situazione. È chiarissimo per me il discorso, non ci sono tantissime storie da raccontare. È inutile se andiamo a vedere se c'era il rigore o se non c'era il rigore, se la palla andava dentro o andava fuori, se Soleri e questo fa tutta parte di una situazione che è stata negativa. Il Palermo ha fallito il salto di qualità. Siete tantissimi che state seguendo la trasmissione, io vi chiedo anche di condividere sul vostro profilo Facebook le immagini, anche per questa esigenza di ampliare, diciamo, il raggio d'azione di questa trasmissione e di ottenere anche commenti più variegati. Ancora Fabrizio, perché poi voglio dire Giuseppe qualcosa anch'io. Giuseppe Risaldo, questa Serie B si poteva tranquillamente vincere, questa è l'opinione del nostro ascoltatore. Poi Leonardo Chiarello, Monastra, Corini, se non è il peggiore, certamente per i peggiori della categoria. Ma io personalmente non condivido, cioè abbiamo bruciato in questa Serie B. Il Palermo, anzi, clamorosamente è rimasto fuori da questo valzer degli allenatori. Dico tranne Grosso, che ha fatto bene dall'inizio alla fine. Gilardino è un subentrato rispetto a uno straniero che era titolatissimo. Inzaghi è naufragato pure lui con una squadra che secondo me non è certamente scarsa. Abbiamo visto bruciarsi Stellone, Cannavaro, De Rossi, Andrea Azzoli, cioè, allenatori che hanno fatto anche come Corini. Del resto hanno fatto anche la Serie A. Il problema è che non è che siccome il campionato viaggia in maniera così compatta allora è più facile vincere, c'è un problema di equilibrio, perché come è vero che una vittoria su 10 l'ha fatta il Palermo adesso, probabilmente l'ha fatta una su 15 il Brescia in alcuni momenti, una su 15 il Benevento, il Como è partito malissimo, ora sta recuperando, la Ternana è andata a corrente alternata, quindi è un campionato che ha offerto veramente andamenti diversi e contrastanti. Ora è chiaro che se Palermo non regala il punto al Venezia, che se non sbagliamo tre rigori con Brunori, che se non facciamo quattro rigori, se non sbagliamo, diciamo, su tre calci d'angolo, se mia nonna avesse le ruote sarebbe una carriola, come si suol dire, e quindi, diciamo, con i secoli, ma non andiamo lontano. Ora ti ridò la linea per i commenti. Io gradirei però che, a fronte di chi dice per esempio che Corini non è in grado di allenare, che venisse fatto un nome, anche per capire un poco, che non sia un nome, che non sia Ancelotti, che non sia Sarri o Spalletti, oppure chi dice che Corini sta facendo benino, ma la coppa è della squadra, che dica anche dove bisognerebbe intervenire. Ecco, sentiamo un po' il polso del nostro, stavo dicendo elettorato, ma non siamo politici, la nostra community. Della nostra community. Procedo? Procedi.
Allora, Leonardo Federico Rosanero, smettiamola di dire, programma societario rispettato, con calciatori di qualità elevata, Corini ha fallito, unica verità. Io personalmente non sono d'accordo perché il programma era uno e il programma è stato rispettato, questo è un dato di fatto, cioè non Perché è quello che ho possiamo, detto io poco non fa, mi tra l'altro. sembra che quando il Palermo ad agosto, era agosto quando ha parlato lo Luglio. spagnolo, luglio, non mi pare che la piazza si sia sollevata dicendo questo non è un programma adatto a Palermo. Loro hanno fatto un programma che è straordinariamente, forse anche un programma, diciamo, di obiettivi minimi, però straordinariamente serio. Lo hanno rispettato e quindi va benissimo il programma. Io non posso attaccare la società per un programma fatto all'indomani di un acquisto di società che aveva tanti problemi, è inutile che ce li nascondiamo, che andava puntellata la società e anche tutto il resto di quello che è ruota attorno a Palermo. Quindi su questo non sono d'accordo. Il programma è rispettato, non sono stati, come dire, accontentati i sogni più o meno legittimi dei tifosi che di fronte a un campionato senza particolari talenti o comunque molto equilibrato si aspettava qualcosa di più. E non c'è dubbio che qualcosa non ha funzionato, perché se lo stesso Corini ti dice che il salto di qualità, quando lo hai chiesto, non l'hai ottenuto, evidentemente qualcuno per ora nel Palermo starà dicendo: Tizio non è in grado di sopportare la responsabilità, non potrà fare parte di un campionato vincente, Caio invece sì, questo può crescere, questo non può crescere più, e cambiamo le situazioni. Però ecco, non mi pare che si possa millantare la realtà perché il programma è stato rispettato. Manu Remu, Corini si critica sia per i cambi che effettuano in partita, sia perché ad aprile il Palermo non ha un'identità di gioco e idee. Vediamo un po' subito. Giuseppe Leone, cosa contesti a Corini per Venezia? Io il cambio di Verre, per esempio. Ma forse qualche cambio un po' tardivo, Guido, perché poi, ripeto, la gara dal punto di vista tattico era stata anche impostata bene la prima mezz'ora con un Venezia che era, mi viene da dire, fin troppo spavaldo, che lasciava spazi e il Palermo che stava giocando bene. Poi sono subentrati tutta una serie di errori singoli che hanno cambiato la partita. Dopo il 2-1 del Venezia mi aspettavo dei cambi più, forse magari meno tardivi. Sul discorso di Verre, non è la prima sostituzione di Verre, diciamo, nel primo quarto d'ora del secondo tempo. Evidentemente questo è un giocatore che con tutti i guai fisici che ha avuto, più di un'influenza, eccetera, eccetera, in questo momento non ti può dare più di 60-70 minuti. Salvatore, in 20 secondi, tu hai visto degli errori da attribuire a Corini, secondo te? No, 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 io guardo poco a queste situazioni, sai perché? Perché l'allenatore è quello che conosce più a fondo i giocatori e quindi sa come poterli gestire. Il fatto di Verre non mi ha assolutamente sorpreso perché da un po' di da tanti minuti a quella parte lì, insomma, non era più, non sembrava più nelle condizioni di essere quello autoritario dei primissimi minuti, del primo quarto d'ora, dei primi 20 minuti, che sono stati stupendi. Ovviamente c'è un problema Verre, nel senso che il giocatore ancora non è in condizioni. Io mi devo fermare per la pubblicità, pochissimi secondi tra l'altro, però volevo aggiungere anche, l'ha accennato vagamente Giuseppe Leone, che in effetti Palermo ha fallito clamorosamente anche in quei pochi minuti fra il 2-1 e il 3-1. Là la gestione è stata pessima, ma ne parliamo fra un poco perché ancora dobbiamo riscaldarci. Rieccoci, rieccoci, io l'ho visto dal monitor, qualcuno ha cambiato, è andato in bagno, ha lasciato un attimo la diretta e adesso si perde subito i commenti, perché questa è la parte più adesso aggressiva della trasmissione. Fabrizio, ancora una valanga di commenti, chi ha cambiato canale se li è persi, peggio per lui. Guido, tu poc'anzi chiedevi quale nome proporre eventualmente al posto di Corini e Leonardo Castiglione prontamente ci suggerisce Iachini. Iachini, che tra l'altro quest'anno non ha trovato piazza né in Serie A né in Serie B. Iachini ha avuto diversi colloqui con alcune società di Serie B, ma credo che per sua scelta non abbia accettato, vedendo un po' qual era il materiale tecnico,
di cui poteva disporre. Poi c'è chi incomincia a mettere in dubbio anche la salvezza, come Andrea Pusateri, dice salvezza scontata per voi. Poi, Fabio, ma rimetti un attimo la classifica in onda, così vediamo, sono sempre 6 punti se non sbaglio, di distanza dal... Sì, io mi sentirei tranquillo a 5 partite dalla fine, anche perché tale è l'equilibrio che se vincono quelle di coda qualcuno resta giù pure. Quindi, insomma, poi ci sono anche molti scontri diretti, appunto, che avessero pensato nelle prossime giornate, ma sono tutti che scontri diretti in qualche modo l'uno o l'altra contendente. Io ripeto, dopo 32 giornate di campionato, in un quarto d'ora è cambiato il destino della Ternana, da lotta per non retrocedere a lotta per i playoff, è incredibile. Giuseppe Bagliardi, la salvezza solo se si cambia mentalità, quindi c'è pessimismo anche nei confronti di un rischio di poter essere invischiati nella lotta per non retrocedere. Manuremo, non li vogliamo i playoff, vogliamo che se ne vada Corini. Gaetano Luporosso, in questo momento non possiamo giocare con il 3-5-2, non abbiamo gli esterni. Di Mariano infortunato, Valente sottotono, Sara sta recuperando adesso dopo un lungo infortunio. In questo momento abbiamo bisogno di cambiare ad esempio un 4-3-1-2 o un 4-3-2-1. Ecco, questa è una domanda che io posso girare anche ai nostri ospiti, anche a te Fabrizio. Cioè, per esempio il Milan ha cambiato 3 volte il sistema di gioco quest'anno, portandosi con la difesa a 3, poi di nuovo a 4, perché erano diversi i momenti, diciamo, di Pienone dell'infermeria, quindi insomma c'erano vari momenti che Pioli ha affrontato con moduli diversi. C'è spazio per un cambiamento? Dice a me? Sì. Ma intanto c'è questa convinzione che il Palermo giochi sempre 3-5-2, lo ha fatto contro il Cosenza, sì, ma già ieri era con la difesa a 4, quindi quando c'è Valente si gioca a 4. Mi sembra che comunque le soluzioni siano state adottate in base a quella che era l'esigenza del momento, in base agli indisponibili, agli infortunati, per cui non vedo soltanto un tipo di canovaccio da parte di quelli. Salvatore, tu pensi che si possa cambiare qualcosa dal punto di vista strutturale? Ah, due cose. Prima rispondo a questa, poi vorrei precisare un'altra cosina. Io sostanzialmente intanto sono un amante del 4-3-3. No, Zeman insegna e mi sembra quello puro, per così dire, diciamo. Sì, quello che dà maggiore equilibrio, non quello puro, perché sai, poi se metti 4 difensori dietro puoi giocare con 2 centrocampisti, 3 rifinitori e un attaccante, puoi giocare in tanti modi. Nel caso del Palermo, secondo me i 2 difensori laterali sono importantissimi, non tanto per spingere ma per dare più omogeneità a difesa e centrocampo, visto che noi abbiamo degli esterni che sostanzialmente sono esterni d'attacco. Tutti quelli che abbiamo noi, se li prendi, li metti, hanno una propensione offensiva e meno una propensione difensiva, tant'è vero che noi soffriamo moltissimo quando ci attaccano sulle fasce laterali, ma questo dall'inizio. Poi volevo precisare una cosa. Beh, va detto anche, ricordiamolo però, che Delia e Di Mariano, che si sono succeduti sulla fascia destra, sì, sono sì, sì. 2 in infermeria poi. Sì. Sì, va bene, ci mancherebbe altro, però c'era il mercato di gennaio. Si è voluto insistere su questo modulo perché si riteneva che fosse quello più appropriato e più opportuno. Un'altra cosa che invece io vorrei chiarire, almeno dal mio punto di vista. Io mi rendo conto che ad inizio di campionato la società ha detto che l'obiettivo del Palermo era quello di salvarsi. Mi avrebbe un po' stupito se avessero detto il contrario. Baldini aveva parlato di Serie A, per la verità, con la vecchia formazione. Poi è arrivato il City Group e ha detto che bisognava soltanto salvarsi. Il Palermo ce l'ha fatta. Vabbè, ma questo non è che mi consola, perché quando loro hanno detto che il Palermo doveva salvarsi, io mi sono messo a ridere. Perché allora a Sud Tirolo che dovevano dire? Cerchiamo di non arrivare ultimi in classifica, o il Pisa che doveva dire, o il Modena, eccetera, eccetera. È chiaro che si dice così all'inizio di stagione in modo che tutti sono tranquilli, ma se non hai un briciolo di ambizione quando sei al 6° posto e non ti mangi le mani e dici sì, in effetti potevamo farcela, abbiamo sbagliato perché la squadra in teoria c'è, ma non ci arriviamo per questo, questo e questo, e allora il discorso è un altro. Io non ho visto nessuno confessarsi in questo momento. Brunori dice, rivolge ai tifosi,
un gesto gentile e dice ci dispiace per quelli che sono venuti qua, perché per quelli che sono a casa non ti deve dispiacere, non è una cosa del genere, oppure abbiamo perso perché forse c'era il rigore, oppure sì, però possiamo ancora farcela. Insomma, ditelo chiaramente cosa. Beh, Salvatore, che... però devo dirti che sotto questo aspetto Corini forse è più forte di un anestetico, diciamo, nel senso che anche le sue dichiarazioni sono sempre abbastanza eccessivamente forse moderate in un senso o nell'altro, anche nei momenti buoni, così come nei momenti brutti. Sì, sono tutti garbati, non lo metto in dubbio, sono tutti garbati, ma per me il problema quando c'è si affronta in maniera decisa, cioè io voglio giocatori che in campo non solo dicono di aver dato tutto, ma che abbiano una aggressività completamente diversa da quello che mostrano adesso. Una squadra... Ti vuoi vedere incazzati, insomma. Sì, praticamente sì, hai detto bene Fabrizio. Una squadra non è che si costruisce soltanto in campo. Anzi, devo dirti la verità che la mentalità della squadra si costruisce fuori dal campo. Ed è questo quello che manca a Palermo, secondo me. Ed è un problema che riguarda l'allenatore, la società, il direttore sportivo. Secondo te chi è la figura, diciamo, che dovrebbe in questo modo, in questo momento intervenire con un richiamo a tutto l'ambiente? No, come dice Iachini, ti avrebbe risposto: non esistono bacchette magiche. No, ci vuole consapevolezza, ci vuole una grande forza di volontà, ci vogliono personalità. Che nel momento decisivo il Palermo ha dimostrato di non possedere. Purtroppo il salto di qualità che ci attendevamo tutti non è avvenuto. Giuseppe, ma secondo te è ipotizzabile che Corini finisca la stagione e non venga riconfermato? Non mi pare di sentire quest'aria. Per quelle no, che puoi, sono... Puoi rispondere anche tu, Salvatore, non, potete rispondere tutti. Cioè, io domandavo a Giuseppe, ma... Sì. Facciamo parlare Giuseppe. Per quelle che sono le basi fino ad ora costruite, io non credo ci siano questi segnali e non credo che sia nei piani della società. Cioè, ma l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, dopo la prova un po' scialba di Pasquetta contro il Cosenza. Lo ripeto ancora oggi, mi stupirei se vedessi andare via Corini in questo momento dal Palermo, anche l'anno in vista della prossima stagione. Benissimo, Fabrizio, che momento... tu sappia, ci possono essere anche discussioni su Rinaudo, su Bigon, su altri operatori societari, oppure al qualcuno momento... ha già individuato nella squadra quali sono, diciamo, i punti deboli? Al momento non filtrano situazioni o indicazioni di questo tipo. C'è un progetto iniziato con Corini che ha 2 anni di contratto. Credo che fino ad oggi l'intendimento della società sia portare a compimento questo progetto. Salvatore, nel tuo piccolo appunto sulla comunicazione anche dei protagonisti, c'è anche il silenzio della società fra le cose da aggiustare? Ma la società prende delle decisioni e non le comunica o comunica il minimo di quello che si potrebbe o si vorrebbe fare, interviene poco nelle situazioni e forse vuole dare l'esempio. Allora, se vuole dare l'esempio, uno, Corini non è assolutamente in discussione, perché altrimenti avrebbero agito in maniera diversa, considerato gli ultimi 10 risultati. Mi sta bene il fatto che una società prenda un allenatore e gli dia la possibilità di lavorare, anche se in una stagione non si è ottenuto quello che tutti sognavano, ma che probabilmente poi non sono stati all'altezza di poter raggiungere. Io penso che non è una questione di allenatore, ma è una questione di obiettivi. Devono avere gli obiettivi ben precisi, e Palermo non è una città che può andare avanti aspettando di salvarsi stagione per stagione. Quindi adesso si apre l'altro capitolo di cui parlavi tu, quello del futuro, e bisogna capire che questa è una squadra da rifare. Non è che tu puoi dire questa è una squadra che gli cambio 2 giocatori ed è a posto. No, attenzione, perché i problemi che sono nati
in difesa, a centrocampo, fanno pensare che il Palermo abbia bisogno di una cura molto ma molto efficace. Beh, questo però è un argomento che adesso affrontiamo anche con i nostri ascoltatori, anche con Giuseppe e Fabrizio, perché è chiaro che dietro le righe del tuo discorso c'è un, come dire, una critica alla squadra, come dire, o Corini è bravo e la squadra non è all'altezza, o i giocatori non hanno dato il rendimento che ci si aspettava, oppure Corini è un cane che abbaia, la squadra sarebbe prima in Serie A, ma Corini non la fa giocare in questa maniera, e quindi insomma, due estremi all'interno del quale c'è ovviamente un mondo intero, però ecco, se è colpa di Corini la squadra è buona, evidentemente, ed è Corini che non la fa giocare. Secondo me Corini è bravo. Allora, proseguiamo con i messaggi, sono tantissimi, come sempre. Sintetizzo quello di Francesco Quattrocchi che dice: dobbiamo solo pensare a fare quei 5 punti per la salvezza sicura. In questo momento, in questa condizione, è pure complicato, lasciamo perdere i playoff, non sono all'altezza di questa squadra. Poi c'è Luciano Badolato: l'obiettivo inizio stagione, come da parole di Soriano, erano la salvezza con possibilità di andare in Serie A. No, non è stato detto questo inizio stagione, è stato detto quest'anno si consolida, dall'anno prossimo vedremo di andare in Serie A. Comunque va bene uguale. Corri... Ora io però volevo dire una cosa, scusami, così dico anche la mia. Ora non è che io voglio mettere limiti alla provvidenza. Lo scorso anno abbiamo vissuto una stagione che è finita in una maniera onestamente imprevedibile, con il raggiungimento del terzo posto, quei playoff che sono stati una vetrina straordinaria e secondo me irripetibile. Ora, non è che se noi facciamo 4 vittorie in 5 partite e raggiungiamo l'ottavo o il settimo posto, credo che possa cambiare molto la vita, perché probabilmente tu arrivi ottavo e vai a farti il primo turno di playoff giocando a Pisa o a Cagliari contro una squadra del genere, o a Parma, dove se pareggi sei eliminato, devi per forza vincere e poi scontrarti con una classifica peggiore, con le altre grandi terze e quarte, per cui è ragionevole che se anche arrivi ottavo poi magari esci subito dopo. Il problema non è il raggiungimento delle playoff, che ancora è possibile, è quello che si è visto, che stiamo dicendo secondo me un po' tutti quanti, è cioè che il Palermo ha dimostrato che quando c'era da fare lo scalino un po' più alto è naufragato. Poi che guadagni un punto in più o un punto in meno per ottenere l'ottavo posto è un dettaglio abbastanza poco. Io sono d'accordo con Salvatore sul discorso che secondo me la squadra ha toppato in alcune cose, cioè qua ci sono delle lacune di personalità soprattutto, poi è chiaro che il tecnico o gli strumenti tecnici della società, come i direttori sportivi, il direttore generale, avranno la capacità di dire, per esempio, Graves ha fatto benino ma può ancora migliorare, Gomez sì, qualche partita l'ha toppata però può migliorare, oppure Gomez non è in grado, abbiamo provato, non è in grado, lo cambiamo. Io sono d'accordo, perché quando parliamo di futuro, e abbiamo ancora 10 minuti per farlo, è chiaro che continuiamo a guardare al presente, perché i playoff possono arrivare, però poi dici, ma devo cambiarne due? Cioè mi serve la seconda punta in più e il secondo portiere in più, oppure devo cambiarne 9, 10? E quindi stiamo rifacendo un altro tipo di lavoro, e questo è il problema da cercare di smorfiare. Proseguiamo con Manu Remo: l'allenatore fa troppo in una squadra, vedesi Emery all'Aston Villa per fare un esempio, Corini se ne deve andare. C'è anche chi ipotizza che l'errore da cui scaturisce il gol del pareggio con Emanuele Riggio del Venezia non è colpa di Piglicelli ma di Gomez, che era a spalle alla porta. Non so voi che cosa ne pensate, chi gioca al calcio sa che quando il portiere rinvia mai dare le spalle, Gomez l'ha fatto, pertanto l'errore di quest'ultimo da qualche mese si è dimostrato scarso. Non lo so, mi sembra una teoria un po' troppo forzata, perché cioè, anche se era fronte porta poteva colpirlo in faccia, non cambiava niente la traiettoria del calcio di rinvio del portiere che fa differenza. Poi abbiamo Saro Galatiotto che dice: basta guardare davanti, sabato se si perde col Benevento comincia un altro campionato. C'è chi dice che il Benevento verrà a fare la partita della vita come Leonardo Ferdico Rosanero. Siete davvero in
tanti. Sì, infatti sono tanti e ricordiamo che tutta la comunicazione, diciamo, con i tifosi la trovate sulle pagine Facebook di Stadio News e di Blog Sicilia. È impensabile potervi passare tutti, alcuni sono anche ripetitivi, alcuni sono anche della stessa mano, quindi lasciamo spazio agli altri. Stavo guardando un sito a caso, tipo Stadio News per esempio, no? Perché per che riferirvi è un sito brillantissimo che aggiorna le cose del calcio in tempo reale. Ah, ci sono le ultime notizie sulla Regina, quindi se volete andatevele a guardare. C'è anche il discorso dello stadio, ma questo è un argomento a cui poi dedicheremo direi un mensile, non soltanto una trasmissione. Ma soprattutto su Stadio News vedete anche i numeri sul City Group, chi non li ha visti ancora li può ancora recuperare sul sito, i numeri tratti anche da un bell'articolo pubblicato dal Sole 24 Ore. Ma per esempio vedo anche su Blog Sicilia, a proposito di Palermo, si parla di buio, addirittura parliamo di buio con, ecco qua, un articolo, lo sto intravedendo, poi ve lo andate a guardare con più calmo. Buio al Palermo, adesso è vietato sbagliare, a firma di Edoardo Ullo. A proposito di altre cose di servizio, Blog Sicilia pubblica nella propria home, udite udite, il podcast, perché noi siamo ascoltati, caro Fabrizio, e siamo castati, prevalentemente parlata. Cioè tu pensa che guidi in macchina e poi ti spunta Salvatore Ceraci in audio che ti racconta le ultime cose del Palermo. Speriamo che non siamo sulla Palermo-Catania quando ascoltiamo il podcast, perché sennò la trasmissione viene disturbata. Giuseppe Leone, te l'immagini, mentre tu sei in curva ti arriva la voce di Giuseppe Leone, perché moltissimi ci ascoltano in macchina attraverso il podcast che è pubblicato da Blog Sicilia sulla propria home page, che voi dovete andare a guardare, come così dovete guardare anche Video Regione Canale 14, che ha la pazienza di ripeterci e di ospitarci sulle sue frequenze. Allora, continuiamo con i messaggi, perché c'è veramente un bollore che non ha confine. Xander Rodriguez Perez, questo non è l'anno giusto, tutto qui, come aveva detto la società fin dall'inizio, il prossimo anno sicuramente sarà diverso, programmazione, centro sportivo, squadra. Anche questi settori sono stati ritoccati dalla società, questo diciamolo pure. Insomma, non dimentichiamoci cos'era Palermo ad aprile. Devono essere ancora in parte, sì, ritoccati, ancora devono essere ritoccati, il centro sportivo ancora non ha una forma, tutto va ritoccato. Però ricordiamoci che a marzo scorso, quando eravamo in piena depressione, da Baldini era un cane, era un com'è che si permette ancora di stare in panchina, come Corini oggi. E poi improvvisamente la santificazione di Baldini, come si fa a cambiare Baldini? Io mi auguro che poi ci sia la rettifica anche su Corini, come si fa a mandare via Corini, però questo è il mondo del calcio, volubile per quanto si voglia, ma comunque è anche un ingrediente del tutto necessario, perché i tifosi devono tifare e hanno diritto, secondo me il dovere, oltre che il diritto, di pretendere sempre qualcosa di più. Però deve essere qualcosa di più che sia comunque raggiungibile, non soltanto i sogni. Io ho sentito dire che il City Group, perché non spende tutti i miliardi che ha, a questo punto facciamo il PSG, il Palermo San Germano. No, basta vedere che il Benevento è tra le squadre con il monte ingaggi più alto della Serie B ed è all'ultimo posto. Ed è all'ultimo posto perché hanno sbagliato tutto, hanno sbagliato clamorosamente tutto, hanno bruciato il primo allenatore, chi era, Baroni, chi era? No, Caserta. Caserta, poi hanno bruciato Cannavaro, ora stanno bruciando sostanzialmente, cioè Stellone già si è autobruciato, insomma è un po' una caccia alle streghe. I campionati sono così, uno lo vince, gli altri, chi più chi meno, deve incassare la sconfitta. Allora, Manu Remu, i giocatori ci sono, l'allenatore che non c'è. Francesco Melia, buongiorno a tutti, l'obbligo di questa squadra è una salvezza tranquilla, quindi cerchiamo di fare i punti necessari per l'obiettivo. È la prima volta che aspetta, fammi leggere questo messaggio che è, diciamo, nuovo nel novero di questi di oggi. Rosario Romano, una sconfitta, mi dispiace dirlo, porta due firme, Pigliacelli e Soleri, hanno entrambi influito sul risultato, sull'andamento della partita e non per ultimo sulla psiche di tutta la squadra. È parzialmente vero, anche se però poi una squadra come si deve rimedia anche raggiungendo i tre pari, però devo dire che ho sentito un po' di commenti sull'ancora salvezza non raggiunta, che è matematicamente vero, però se ci dobbiamo preoccupare della salvezza con 6 punti di vantaggio a 5 partite dalla fine, con un campionato che si muove a passo lento, diciamo, mi pare un po' eccessivo.
Allora, questo lo leggiamo pure, anche se un po' lungo. Anna Rita Cerruti e Alessandro Clemente, le migliori partite le abbiamo fatte con Verre, Saric e Damiani. Gomez non deve giocare da regista, deve giocare Damiani, sempre che è l'unico insieme a Verre a verticalizzare, a dare geometria al gioco, cosa che gli altri centrocampisti non sanno fare. Non so se siete d'accordo, Puoi andare volete avanti perché sono commentare? tutte idee che, diciamo, sono, come dire, legittime. Poi non è che Damiani, alcune volte ha giocato bene, alcune volte no. Non è che tu dici metto Damiani, perché non metti Damiani come se fosse Pirlo? Damiani ogni tanto la imbrocca, ogni tanto no, come Saric è stato fra i migliori in campo l'altra volta e lo dice uno che l'ha criticato tantissimo. Verre ha fatto un grandissimo primo tempo da giocatore di altra categoria e un secondo tempo in difficoltà. C'è chi ci esorta a parlare un po' della mancata assegnazione della sede degli europei del 2032 per la città di Palermo, con tutto quello che ne va in Beh, non ricaduta da abbiamo il diversi tempo per settori. farlo, ci vorrebbe un mensile. Io ho scritto un pezzo abbastanza duro su Palermo, su chi amministra Palermo e sul fatto che ogni volta ci svegliamo quando già c'è il morto consato e invece dovremmo fare un po' di autocritica e capire perché Palermo, oltre ad essere la quinta città per popolazione, è una delle penultime, terzultime o ultime in 200 settori della vita civile di ogni giorno. Questa sarebbe un'autocritica da fare, ma ne parleremo in futuro, abbiamo 9 anni per farlo. Allora, cerco di sintetizzare, siete molto molto attivi oggi, però cercate di essere un po' più sintetici perché sennò faccio una fatica incredibile. Allora, Giuseppe Badamo dice che la fase difensiva è molto squilibrata, se giochi a 3 non puoi continuare a fare sganciare i terzini, a 4 almeno 2 li lasci in difesa, poi se da fuori area gli avversari tirano forte, uno su 3 entra in porta perché nessuno li contrasta, gli avversari ci studiano, il nostro gioco è troppo Beh, ogni prevedibile. modulo ha i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza, è chiaro. Poi c'è chi, come Antonino, dice il Palermo adesso deve giocare con Brunori, Tutino, con alle spalle Soleri. Brunori, Tutino, Spalle Soleri. E questo è un po' il problema che Salvatore, credo che Corini, non dico che l'abbia fatto, lo fa soltanto a volte a fine partita quando c'è da rimediare, però è il momento in cui Palermo forse si sbilancia più delle altre volte, è quell'asticella che Corini non riesce a far superare. Ma comunque non è un argomento che possa determinare la trasformazione di una squadra. Io piuttosto vorrei tornare a quello che ho detto all'inizio. Per me in questo momento c'è una cosa sola importantissima. Il Palermo, malgrado tutto, è in condizione di arrivare ai play-off, perché il Pisa, tanto per gradire, incontrerà il Bari, l'Ascoli e il Frosinone subito, tanto proprio giusto per prendersi una boccata di ossigeno. Quindi figurati il Palermo se non ha la possibilità di recuperare questi 3 punti. Ci sono anche pochi secondi per salutare. Giuseppe Leone, volevi dire qualcosa? Perché Salvatore sta dicendo, prima di tagliarci le cosine, aspettiamo ancora il momento giusto. Palermo-Benevento è un altro esame. È chiaro che gli esami un po' già li abbiamo falliti, quindi è come dire supero l'esame, ma non con 30 e lode, ma lo supero con 24. Però ancora c'è spazio e c'è una partita come Palermo-Benevento che facile non è, perché nessuna partita è facile, però si può fare. No, ma è chiaro che ancora ci sono margini per recuperare questo agognato posto ai playoff, però e non mi voglio dilungare più di tanto perché appunto siamo a fine trasmissione. Il punto focale l'ha centrato secondo me Salvatore pochi minuti fa. Questa squadra comunque vada a finire quest'anno in ottica dell'anno prossimo dove devi fare quello step in più e dove devi puntare. A lottare per la Serie A deve essere, se non tutta rifondata, sensibilmente rifondata. Benissimo, siamo proprio alla conclusione. Grazie Fabrizio perché hai fatto un lavoraccio con 150 commenti da smorfiare, da sintetizzare. Grazie a voi che ci avete seguito da casa, siete preziosissimi perché poi siamo tutti, da Vitale a Leone, da Gerace a Monastra, tutti uniti da un unico stesso amore che è quello del Palermo. Poi ognuno lo affronta a modo suo, però l'amore è unico ed è quel colore rosa-nero che ci portiamo dall'infanzia. Grazie, a lunedì prossimo, arrivederci. Ciao!